Diamo il benvenuto su osservatorioroma.com alla maestra di Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli. Buongiorno. Dunque, sta per iniziare il programma, l'appuntamento su Rai 1. Iniziate tra pochissimo, questo sabato praticamente. Dunque, vengono i VIP, no? Le stelle a ballare in questo programma, che vogliono essenzialmente divertirsi, raccontarsi, però alla fine poi bisogna imporsi, bisogna... Quanto è difficile far capire che oltre al divertimento c'è la disciplina, c'è la tecnica? Ma penso sempre dipenda dalla persona che affianchiamo. Nel mio caso quest'anno sono accanto a Luca Barbareschi, che è uno staccanovista, quindi non è stato per niente difficile fargli capire quanto, insomma, quanta serietà ci volesse e quanto duro lavoro c'è dietro uno spettacolo come quello di Ballando con le Stelle. Quindi devo dire che con lui ho avuto vita facilissima, perché è un uomo di teatro, è un attore eccezionale, è un regista, un produttore, quindi sa bene cosa c'è dietro qualcosa costruito come si deve. Quindi lavora molto, molto, molto in gamba. Una piccolissima domanda tecnica: possiamo aspettarci da parte del tuo concorrente anche i cosiddetti mezzi tempi, cioè anziché ballare 1, 2, 3, 1, 2, per quale puntata vuoi arrivare? No, io devo ammettere, lo ammetto adesso, non so come andrà, di essere stata molto cattiva per la prima puntata, anche per la seconda, semplicemente perché secondo me Luca ci stupirà. È molto in gamba e quindi io pretendo molto, per cui dico sempre che il buongiorno si vede al mattino, quindi capisco chi ho di fronte, capisco cosa posso tirare fuori e io sono certa che farà un percorso eccezionale e non gli ho fatto nessuno sconto, quindi niente sconti, avrà una coreografia difficilissima già la prima, ancora più difficile la seconda, speriamo, e quindi sì, nessuno sconto. Grazie a una grande maestra di ballo che si presta alla TV, ma che la sua carriera parla da sola, Alessandra Tripoli. Un bacio.